sbagliata. Qua bisogna andare ad agire e a punire le persone che hanno sbagliato, ma anche la Banca d'Italia, perché qua ci sono a vari livelli il tema delle responsabilità. Sono d'accordo con Crepè, la cosa fondamentale, perché se poi tutti se la cavano veramente. E poi abbiamo una serie di cittadini che per un momento molti hanno cercato di far passare anche come speculatori, come persone che chissà quali investimenti avevano fatto, consci di così avere chissà quali guadagni, cosa che non è vera. È un po' come gli esodati, no? Erano i furbi che avevano fatto gli accordi a Uma Uma, sembrava così all'inizio. Sì, no, è stata una cosa vergognosa, perché ti danno un po' di soldi dall'impresa e avevano fatto l'accroppio. Anche la signora di 90 anni sembrava che fosse il grande speculatore. E il problema è che molti di questi... Noi li abbiamo tutelati tutti, però. Ma no, ma noi siamo ancora qua a discuterne dopo un anno, noi non li stiamo tutelando. Qua ci siamo trovate persone che hanno perso i loro soldi e ora devono andare a giustificare se in realtà le hanno perse perché non si sono resi conto di quello che hanno firmato, oppure lo sapevano, che soluzione allora c'era? Dovevano verificare quello per forza. Ma dopo un anno siamo dovevano in questa situazione. Un po' più velocemente, gente, sono d'accordo. Sulla velocità d'accordo, ma che a un verifiche, anno di no. distanza si trova, io vedo anche ieri avevamo una serata nel Ferrarese, che sono, non mi ricordo se 30.000 ancora le persone. Ha fatto bene a dire. No, ma sono centinaia di migliaia quelli che hanno perso. Poi dopo, se mi dà un minutino solo, enumero un po' di cifre. Qui abbiamo la regione, i miei minuti sono a sua disposizione. La regione, che ormai siamo dopo un anno dalla richiesta, ha stanziato un piccolo finanziamento almeno per pagare gli avvocati a queste persone, a un anno di distanza.